Buona giornata della Terra a tutti! Mi chiamo Franco Borgogno, sono una guida escursionistica ambientale. Quanto ci manca stare un po' all'aria aperta, una bella passeggiata in un bosco o nella natura? Oggi si celebra per la 50ª volta la Giornata Mondiale della Terra. Noi senza la Terra, senza la natura, non potremmo vivere, non potremmo respirare, non potremmo mangiare, non potremmo bere, non potremmo avere una casa. Noi abbiamo bisogno di tutto questo. Come tutti voi, anche noi guide stiamo trascorrendo queste lunghe giornate in questo periodo così difficile e drammatico in casa, tra i libri, tra le nostre quattro mura. Ma cosa facciamo? Sistemiamo le nostre attrezzature. Programmiamo nuove gite, nuove escursioni, nuovi trekking. Studiamo, studiamo, studiamo. La Giornata Mondiale della Terra non è una ricorrenza banale, anche qui da noi, nel territorio torinese. L'area della città metropolitana di Torino è uno scrigno meraviglioso di occasioni per passeggiate o percorsi in kayak lungo i fiumi, per la scoperta dell'habitat dei laghi, per la scoperta di ciò che si nasconde in un bosco, tra le colline, in pianura e poi nelle meravigliose, straordinarie montagne, le Alpi che abbiamo tutto attorno a noi. Ecco, questi sono i luoghi in cui le guide svolgono la propria attività. Il compito delle guide escursionistiche ambientali è quello di aiutare le persone, accompagnare le persone alla scoperta di tutto questo, all'approfondimento dei mille meravigliosi misteri e dei mille meravigliosi segreti della natura che sono davanti a noi, basta aprire bene gli occhi per osservarli. Accompagnano persone in escursioni, piccole passeggiate di qualche ora, di una giornata intera, oppure anche in trekking che possono durare più giorni. Ma le guide escursionistiche ambientali svolgono anche attività educativa, didattica, con i bambini, i ragazzi, i giovani, facendo attività di formazione anche per gruppi professionali, perché stando in mezzo alla natura si impara moltissimo anche per quello che riguarda i rapporti umani in generale. E soprattutto si impara a conoscere quella che è la nostra casa, quello che è il nostro habitat.